Good evening, guys! Tama, natatama ako, guys. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa Gobos Adventure. Welcome po! Ayan po, nakikita nyo naman ng ebidensya. Kaya ako natutuwa, guys, dahil yung mga niluto natin, kung nanonood po kayo ng ating vlog, yung mga niluluto natin ng mga Italian food, may natuwa po sa atin na kopya na mag-asawang Italiano, Italiana. At natuwa sila sa lutuin nating first plate ng Italiano. Kaya naisipan nilang magregalo ng sombrero. Ayan, guys. Oh. Ayan, may pangalan pa yan, guys. Oh, Goku. Ayan. Maraming maraming salamat. Pasasalamatan ko lang sila, guys. Ha? Pero in Italian language lang. Eiko chikwa! Signora Vilma Conte e signor Loriano Peghetti, grazie mille dal profondo del mio cuore per il capello che mi avete regalato. Adesso mi è venuta ancora più voglia di cucinare l'italiana, ecco, piatto italiano, ecco. Grazie mille, grazie e grazie, ok? Per stasera noi prepariamo pesce. Cosa ci vuole per preparare questo pesce? Ecco, ragazzi, abbiamo il prezzemolo. E sapete questo pesce? Sapete come si chiama? Si chiama cefalo. Guardate, oppure c'è un altro nome in Toscana che lo chiamano mugine. Ok? Poi un po' di patate, pomodori, pomodorini, pomodori secchi, sale, pepe nero, olio d'oliva e origano. Ok? Prima cosa, prepariamo il base. Ok? E quali sono il base? Ci vuole le patate. Le patate non importa che togliamo la buccia. Cioè, tagliamo solamente pizzettini così. Ok? Pomodorini. Tagliate a metà. E aglio, aggiungiamo anche 2 spicchi di aglio. Ok. E poi muscoliamo tutto aggiungendo un po' di sale, pepe nero, origano. Mamma mia, che profondo origano, mi piace. Più olio d'oliva, ok? E poi le manine lavate, pulite, così. Mescoliamo per bene e poi faremo un lettino sul vasoio da dove cuciniamo il pesce. Poi facciamo un litino di patate, e poi i pomodorini. Che profumo, ragazzi! Wow! E poi tocca al pesce. Guardate, ragazzi, per sapere se il pesce è fresco, guardate l'occhio. Poi annusalo. Mamma mia, e poi gli altri fanno anche così. Wow! Vieni, ragazzi, guardate, ragazzi. Questo qui è pescato nel porto. Sai come lo chiamano questo? Nerina. L'hai pescato nel porto del mare. Buonissimo, ragazzi. Adesso prepariamo. Mettiamo un po' di prezzemolo. Così. Ok.
Okay. Quindi prendiamolo lì. Poi aggiungiamo un po' di sale. Poi mettiamo anche ogni pesce, mettiamo un spicchio di aglio, così il pesce diventa ancora più buono. Ok? Il pesce, ragazzi, senza aglio, quindi bisogna mettere l'aglio per dare più profumo. Mettiamoli dentro, ok? Più i pomodori secchi, ok? Che li mettiamo dentro. Mettiamo 3, poi aggiungiamo un po' di pepe, così, ciolla, e poi alla fine mettiamo sopra nel litino di patate e pomodori, così. Date, ragazzi, non è ancora cotto, però sento già che questa ricetta diventa buona. Poi mettiamo anche un filo di olio. Così. Poi prepariamo il forno per 220 gradi per 20 minuti, ok? A few minutes later. Guardate, ragazzi, il forno è già preriscaldato, quindi siamo pronti. 220 gradi per 20 minuti, ok? A little longer than a few minutes later. Eccoci qua, ragazzi, dopo 20 minuti adesso controlliamo, ok? Wow, grave. Wow. Come aspetto, è già cotto, ragazzi. Wow. È buonissimo. Adesso lo tiriamo fuori. Ecco. Wow. Adesso controlliamo, ragazzi. Sei cotto. Guardate qua. Guardate, ragazzi. Wow. Altro che spigola, ragazzi. Questo qui. Mamma mia. Wow. Che buono, molto buono, ragazzi. Questa qui è una ricetta molto molto economica e molto buona, ok? Ecco, ragazzi, se avete piaciuto la ricetta, e vi chiedo per piacere di iscrivervi sul mio canale Gogo's Adventure. E non dimenticare di commentare, perché mi impazzite a rispondere i commenti, e non dimenticare anche di fare like, ok? Buona serata a tutti, grazie mille, ciao ciao! And guys, pasensya na kayo kung ako'y nag-italiano kanina, dahil yung mga kaibigan nating italiano ay nag-request sila tungkol sa ricetta daw ng kung paano lutuin ang cefalo. Kaya kanina nag-italiano ako. Pero huwag kayong mag-alala, guys. Basta sundan nyo lang yung ginawa ko. Huwag nyo nang pansinin yung language ko. Lahat ng ingredients, ilalagay ko lahat sa description below ng ating vlog na ito. Okay? Kaya hindi kayo mawawala. Makukuha at makukuha nyo yung procedure na ginawa ko. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo lagi. And God bless po. Ciao, ciao!